Venite qua, guardate alle spalle mie che cosa c'ho. Il castello San Gallo, poi c'ho il borgo di Nettuno e poi tutta spiaggia e il mare laggiù. Ti invitano, vai al mare, vai in vacanza e gli amici ti chiedono, oh, ci devi cucinare proprio qualcosa, mica poi cucino soltanto per YouTube e per l'arti social, cucinaci pure qua. Quindi oggi ho coinvolto gli amici miei che c'hanno la spiaggia, Sandro, Marcello, Fabrizio e più ho invitato pure un altro amico mio. Ah Sandro, dai, sbrigati qua. Come va? Allora, lui lo conoscete, lui è Sandro, Sandrino il macellaio, perché ci sono due Sandri al mercato trionfale che dove vado. Sandro da, Sandrone. E lui è Sandrino, la versione più piccola. Però, vedete, lui c'ha proprio la faccia da quelli dei griller, capito? Guarda tutto addotuato, quei catenone, che cose. I coltelli. Allora io ho detto, facciamo vedere la roba di mio pregio. Quando comprate il pollo, che si comprano? Il petto. Oh, non è solo petto il pollo, c'ha i gosci, i sovraccosci, le ali. E quanto so buone la lette. Asà, se mangiano soltanto quella fatta là dentro a quei fast food, che poi si piena con la robaccia. Guarda qua che spettacolo. La lette però c'ha bisogno di una cosa, di essere un po' marinata, vero sa? Sì, insaporita un po' di sapore. E un po' di cottura. Quanto grasso, costano le lette? Ma che costano queste? La lette che costano niente? Queste 4 euro, 3 euro al chilo le paghi la lette. Una volta spiumate, mettete dentro una bull. Allora queste le dovete comprare tante, perché fanno tutti schizzignosi. Appena le vedono... Sì. Diventano pazzi. Sì, poi se ne mangiano tutti. Tutti. Limone, date una massaggiata al limone, così cerchiamo da marinarla, perché dobbiamo cercare di marinare la carne il più possibile all'interno. Quindi più tempo la tenete in marinatura, il pollo o qualsiasi tipo di carne, più sarà più facile da cuocere e più morbida e succolenta da mangiare, ok? Quindi questo è importantissimo. I limoni, comprate quelli buoni, guarda questi qua che sono belli, che bella buccia, guarda, spettacolari. Altra quella roba che viene dall'estero, tutta cerata, lucida, bella, un po' matata. Lime, fate un mix, quindi fate lime e limone. Allora, se tu mi vuoi aiutare, hai visto quel secchielletto da vicino? Non ci stanno le telline, perché il secchiello così è classico per le telline quando fai le telline a mare. Che dammi la sciacquata al coriandolo fresco, al cipollotto, ai peperoncini, perché non ho lavato niente. Posso mettere a lavorare. Ecco, guarda che bello, il secchielletto. Non c'ha valore sta cosa. No, del secchiello. Il secchielletto, guarda, non c'ha valore. Bello il lime, fresco. Bello, c'ha quel gusto poi più aromatico del limone, eh. Senza nulla togliere i limoni nostri, Zenzero, do una pulitina. Oggi non c'ho manco il cucchiaio, quindi tutto quanto a mano devo fare, perché vi ho insegnato pure a pelarlo col cucchiaio, che sprecate di meno, eh. Così, una bella pulita, e il Zenzero pure, pensate che buono, fresco sempre, sgrassa. Non vedo l'ora. Tacci. Affettatina, viene meglio sicuramente con una grattugia. O con qualcosa, questo c'è presente quelli di una volta che usavano i bambini, quelli di ceramica, per grattare la mela, è perfetto con la Sandro, lo sai? Se lo devi usare è perché estraete soltanto il succo. Però pure così posso assicurare che è buono lo stesso. Poi capirai, fritto e alla griglia è buono tutto, pure le solite scarpe, tritato sottile, 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 butta qua dentro. Mi passa il piacere il coriandolo, fammi una cortesia, grazie. Vai. Guarda oggi che bello, eh? C'ho pure l'assistente, non ce l'ho mai, nessuno mi aiuta, sempre da solo come un cane. Invece oggi, il macellaio mi ha portato la carne, mi ha portato tutto e mi sta pure aiutando. Coriandolo fresco, il giorno su a te piace, è vero? Allora quindi, perché sa di cimice, però è tanto buono e fresco, mettici il prezzemolo, mettici il basilico, ti piace a te? Tutto mi piace. Poi, peperoncino, famo un po' di colori, bello piccante e taglia, bello, lo famo pure colorato. Guarda che mi sono portato da casa. Guarda caglietto, surmona vero questo, eh? Mo te faccio vedere, come si fa a riconoscere surmona, guarda. Perché è rosso, guarda, sa. Sì. Quando questo qua è l'aglio, quello di surmona, quello bello, guarda che spicchietti. Bello, questo è quello nuovo. Pure questo, cercate da metterlo un po' ovunque. Quindi, o lo grattugiate, o se lo fate come sto a fare io, guardate, eh. Però una bella pasta fate d'aglio. E quelli che non gli piace l'aglio non se ne mangiano. Voglio vedere quello che non se la magna, vai. Ultima cosa, dici quanta roba ci stai a mettere, però sono buone. Questo qua è un mix di spezie, shawarma, quindi sarebbe un... Quando preparano il pollo, e soprattutto nei paesi come Israele, che fanno questi panini buonissimi con sto pollo bello condito, ci mettono questo mix di spezie, vi dico che cosa c'è dentro. Zenzero, cardamomo e pepe bianco. Bello, gustoso, saporito. Parto? Ecco, guarda, ci metto già il secchietto vicino. Non devo fare i castelli, vai, mischiate tutto quanto così, con le mani, come dicono a Nettuno, vai così.
fate bene amalgamare tutto. Non ho messo appositamente olio e altri grassi. E sul friante il sugo, dalla pelletta attaccata dalle alette. Ah, ma il sale? Però me lo so portato, me lo so dimenticato, però me lo so portato. Sale ma vero, poi. Sale, solo sale vero, guarda. Sono matto? Non so matto. Costa 2 euro questo sale, ma è veramente speciale. È umido, guarda, guarda com'è umido sto sale. Italiano, dei Trapani, vai. E mo diamo un'altra volta la mischiata. Vai, così. Volete farle proprio buone, buone, buone? E il giorno prima mettetela in saporì, pellicola e messa in frigorifero. 12 ore, fate passare 12 ore, verrà una cosa, una favola, spaziale. Spettacolare, spaziale. Ah, mamma mia, bello. Mi raccomando, sempre quei guanti. Quando si lavora col fuoco è sempre il fuoco. Quindi guanti. E adesso vi dico questo. Che dobbiamo fare? Immaginate la lette se le mettiamo subito sul fuoco diretto, se bruciano... Bruciano tutte. E dentro sono crude, col sangue. No, crude. E mica siamo matti, no? Vedete qua, ci sono due contenitori dove possiamo mettere il carbone. Questi sono i bricchetti della Weber, guardate. Mettiamo qua dentro. Ok. Ok. Vai. Che dici? Sufficiente? Vai, perfetto. Così. Guardate. Via. Mettiamo così. Il centrale. E mo fate conto che sono passate 12 ore e stiamo al giorno dopo. Il giorno dopo che famo? Cominciamo a mettere il pollo. Mettiamo tutto il pollo in questa maniera. Questo si cuocerà lentamente. Sandri, impara pure te, che tu sei buono a scegliere la carne, ma bisogna vedere pure le cotture come te la cavi. Aletta è strana. Aletta non è facile. E te dice, perché c'è, ognuno c'ha il gusto suo, non no? È facile, sì. Allora, questo qua diciamo è il barbecue. Questa è la leggenda. Abbiamo cominciato a conoscere il barbecue quando abbiamo cominciato a vedere questo tipo di barbecue col coperchio. E la sapete la storia qual è, che dice da come nasce il kettle, si chiama questo. Guardate un po' che ti ricorda questo, manco te lo sai. Dalla boa di un porto, delle navi grandi, hanno inventato questo barbecue. Quindi hanno tagliato e hanno fatto questo barbecue. Pensate un po' che storia che c'è dietro. E mi sembra che intorno al 1950 hanno inventato questo tipo di barbecue. Semplice. Costa poco, costa poco. Io metto poca pochissima aria e dobbiamo adesso falsare la temperatura, vedete? Va più aria dentro e questo si alza la temperatura, guardate. Io voglio che va forte, tanto non si bruceranno le alette, verrà fatta questa cottura proprio bella, soft, leggera, come dentro un forno. Quindi invece delle manopole o i touch della induzione, abbiamo queste levette, questa e questa, e giochiamo su questo. E guardate adesso a che temperatura è arrivato, siamo già a 200 gradi. No, a biletta la famo? Sì, c'ho proprio voglia, guarda. Buonasera Max. Un altro Sandro, Dubirra. Non è scopa. Scopa. Oh, io non te pago oggi, Come sempre. Dubirra è proprio semplice. Bicchiere ghiacciato. Come date la lezione? Oh, e bire quelle classiche, proprio da panino con la mortadella. La mattina la pizza con la mortadella. Oh, una, che se matto, io ce l'ho per te due. Una, però. Una, dovete lavorare. Quando non paghi, dovete lavorare. A vostra. Buon andiamo a vedere. Dai, damogli una girata. Guardate la cottura, vedete un po', dovete vedere se sono cotte, vedete? Manca pochissimo, è quasi cotta, è cotta. Ammazza, è cotta. Un attimo. Distribuiamo tutto intorno, così non casca niente, ok? Poi leviamo, mettiamo centrale il carbone, mo adesso andiamo diretti, dobbiamo fargli fare l'abbronzatura. La cottura intera potete fare anche in questa maniera, che mettete questo centrale e tutto intorno la carne. Dipende molto dalla pezzatura della carne o del pesce che dovete cuocere, quindi anche la lette potrebbero andare in questa maniera. Per chi vuole cucinare, iniziare a cimentarsi col barbecue, questo modello ve lo consiglio proprio. E veramente potete divertirvi da morire con questo, perché il barbecue vero, parliamoci chiari, se avete la possibilità di stare all'aperto e senza i vicini che vi rompono le scatole, è quello col carbone. Lascia sto petto di pollo che allora. Questo sono 45 anni che mangia riso e pollo, si vede? Amichetto mio, ci andiamo all'asilo insieme, Fabrizio. Ma guarda come sta. Lui si porta riso e pollo ogni giorno. Oggi le mangia lette mie, non sto pollo che hai fatto. Dai, andiamo. Però, andiamo, dai, andiamo. Ciao, ci siamo? E come piace a noi? Senti sto rumore, The Sound of Love. Guardate il colore che sta avvenendo. Questa è proprio, ragazzi, goduria. Questa. Non esiste caviale, non esiste tartufo bianco, questo è meglio di tutti quanti, con 4 euro, 3,50 euro al ti mangi una cosa da paura. Guardate qua ragazzi, guardate il colore, guardate che meraviglia. Guarda come è bruscato. Però ragazzi, oggi mi sa tanto che succede la... Sì. Ci sono scontri a Nettuno per le alette, per chi si mangia le alette. Allora,
prima chiamiamo i due amici miei, Sandro e Fabrizio. Venite qua e faccio assaggiare, così questo se la smette di mangiarsi quel petto di pollo rinseccolito. Allora, Dio. Qua potete venire a far barbecue, nessuno. Portate il barbecue, potete accendere il fuoco ovunque, non c'è problema. Dico, beh. Ah, sa, a mangia pure te, cazzo. E voglio pure... questa bella. Fotta. Buono. A sto punto, ragazzi, buono. Dai, venite, vai, forza, una per uno, una per uno, una per uno, vai.